Ciao cari amici del canale Tao Power Life, oggi pratichiamo Qigong, pratichiamo un esercizio importantissimo, uno dei più potenti esercizi del Qigong. Bastano già 5 minuti al giorno per vedere l'effetto, perché è un esercizio che rinvigorisce tutto il corpo, la muscolatura, i tendini. E produce anche, è anche un esercizio detox, quindi favorisce l'eliminazione delle tossine. Aumenta la circolazione energetica. È detto esercizio in cinese Zhanzhuang o esercizio dell'albero o esercizio del palo eretto. Allora, prima di cominciare la descrizione e l'esecuzione di questo esercizio, mettete un like sul video. Se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale Tao Power Life e attivate la campanella per essere sempre aggiornati sugli esercizi che facciamo su questo canale. Allora, passiamo alla descrizione dell'esercizio. Bisogna stare semplicemente, bisogna allargare i piedi. Andiamo leggermente, daremo soltanto un accenno ad alcune spiegazioni perché è un esercizio su cui si può e parlare tanto e torneremo sull'argomento. Diamo adesso un'impostazione preliminare. Le dita devono incurvarsi un pochino le dita dei piedi come se aggrappassero il terreno, perché in questa posizione, aggrappando il terreno, si va ad aprire un punto che si trova qui, Yonghuan, che è un punto importantissimo e capta l'energia della terra. Con questo esercizio andremo infatti a captare l'energia della terra, a captare l'energia del cielo e andarlo a collegare, nel Big Man che dovremo andare ad aprire. Poi, altra impostazione, dobbiamo immaginare di avere una grossa palla qui tra le due gambe, quindi le gambe arrotondate. Poi, altra indicazione importantissima su cui torneremo, dobbiamo andare a tirare su verso l'alto il perineo, cioè la zona che si trova tra l'ano e tra l'organo sessuale, andando a sollevare il perineo. E in corrispondenza del quale c'è un punto importantissimo che si chiama Lu Yin, un punto energetico, si andrà a sollevare automaticamente anche l'ano. Questo che cosa consente? Consente la chiusura di quella porta e quindi evita dispersione energetica. Questo significa che l'energia che prendiamo dalla terra non si disperde da quella porta, ma continua il suo tragitto verso l'alto. E dobbiamo aprire invece la porta del Big Ben, come si trova in corrispondenza del Dantien. Dantien lo abbiamo a due dita sotto l'ombelico. In corrispondenza, leggermente, dalla parte opposta, quindi avremo il Big Ben, che è una porta energetica molto importante. E per aprirla dobbiamo allineare quindi la parte lombare, quindi eliminare la curva, per cui rientreremo leggermente con l'addome e andiamo in questo modo a raddrizzare la parte lombare, quindi ad aprire il Big Ben. È molto importante perché questo consente sollevare l'ano, quindi attraverso il perineo. Chiude la porta, facilita, oltre che trattenere energia all'interno, facilita anche il passaggio dell'energia dal Dantien, quindi lungo il meridiano straordinario Renmei, che attraversa diametralmente la parte del tronco anteriore, e passa da dietro e va a raggiungere, in corrispondenza dopo il coccige, l'altro meridiano straordinario che si chiama Dumei, che percorre diametralmente il nostro tronco, ma in posizione posteriore. Questi due meridiani, l'abbiamo già detto anche in altre lezioni, vengono messi in collegamento dalla posizione della lingua che funge da interruttore e chiude i due meridiani in un circuito. Quindi la lingua la dobbiamo posizionare altra accortezza, la dobbiamo attaccare sul palato superiore e mantenerla per tutto l'esercizio. È difficile mantenere l'ano e il perineo sollevati durante tutto l'esercizio, lo dovremmo mantenere sempre, sia in fase di ispirazione che espirazione. Proviamo a sollevare in fase di ispirazione e poi rilassare l'ano in fase di espirazione. Quindi ispirazione, espirazione, rilassiamo l'ano,
la lingua sempre in questa posizione, il mento leggermente che rientra e altra accortezza, la colonna vertebrale, quindi deve essere dritta con la parte terminale, il coccige che punta in basso. È come se dal nostro coccige, sul nostro coccige, fosse appeso un filo con un peso che ci porta in basso e quindi stende la colonna vertebrale e molla. Posizione delle braccia: le braccia abbracciano l'albero, le mani morbide, anche diciamo il gomito tondo. Altra indicazione: le ascelle vuote, quindi è come se ci fosse una palla anche sotto le ascelle, per cui non sono attaccate al tronco. Perché il fatto che ci sia spazio permette all'energia anche di circolare lungo le braccia, come se fosse in un circuito, quindi continua, altrimenti si blocca. Se il braccio è chiuso, l'energia è bloccata e non va alle braccia e arriva fino alle mani. Quindi migliora questa posizione delle ascelle vuote anche la circolazione energetica. Mente concentrata dove? Sul dantian, quindi a due nel punto che si trova e 2 cm sotto l'ombelico. Sono tante le indicazioni, proviamo questa prima esercitazione, facciamo 5 minuti per avere oltre che benefici fisici ed energetici, anche spirituali. Dovremmo andare progressivamente ad aumentare la pratica ad almeno 30 minuti. È una sorta anche di meditazione, per cui molto importante, e che è utile farla anche prima di andare a dormire, perché diciamo, favorisce un buon riposo, ma soprattutto vi accorgerete che la pratica costante dell'esercizio darà vigore, forza, energia al vostro corpo. Cominciamo con tutte queste indicazioni. Allora, ricordate tutte le indicazioni che vi ho dato e cominciamo ad abbracciare il nostro albero. Metto 5 minuti di pratica e potete anche chiudere gli occhi, il timer ci ricorderà la conclusione dell'esercizio. Cominciamo. Provate in fase di ispirazione a tirare su il perineo e l'ano. Ricordate la palla tra le gambe, ricordate la palla sotto le ascelle, ricordate la palla davanti al cuore, il pallone che abbracciamo, l'albero. Tra le dita anche abbiamo, tra le mani abbiamo anche delle palle morbide, le afferriamo, respiriamo lentamente, la lingua poggia sul palato. Le dita dei piedi sono leggermente curve, quindi come se il piede fosse aggrappato al terreno, e aspiriamo con i piedi l'energia della terra. La parte lombare è allineata in modo che il Mignon è aperto. Lui Yin, cioè sul perineo, il punto è chiuso ed evita dispersione d'energia. Inspiriamo e tiriamo su l'ano ed il perineo. Espiriamo, rilassiamo, il coccige spinge in basso, le gambe sono leggermente ricurve e questo danno radicamento.
L'addome rientra un pochettino, il mento pure. Avvertite già una sensazione di calore. L'energia circola nel corpo, avvertite anche leggermente dei pizzicori sulle mani, e il chi che scorre e con il chi anche il sangue. Migliora la vostra circolazione energetica, migliora la circolazione del sangue, migliora la velocità di assorbimento del nutrimento. Migliora la capacità di acquisizione dell'ossigeno portato dal sangue, migliorano anche i processi di pulizia del corpo, quindi di eliminazione delle tossine. Le spalle pure sono rilassate. Potete anche, se la stanchezza si comincia a far sentire sulle braccia, potete scendere con le braccia, quindi variare la posizione dal dantien medio al dantien basso e mantenere così la posizione delle mani. Se siete ancora stanchi, anche in questa posizione potete abbassare leggermente e mantenere, e poi provare gradatamente a ritornare alla posizione iniziale. Siamo arrivati, abbiamo fatto i nostri 5 minuti di pratica. Scendiamo con le braccia, manteniamoci adesso in posizione eretta, con le braccia che cadono a terra, manteniamo ancora gli occhi chiusi, inspiriamo lentamente, espiriamo, inspiriamo. Espiriamo, le nostre mani sono calde, il nostro corpo è caldo, apriamo gli occhi, vediamo la circolazione delle nostre mani, le mani sono rosse, cariche, pesanti, rilassate, cariche di energia, il corpo è caldo, abbiamo fatto un ottimo esercizio, bastano 5 minuti al giorno per rinvigorire tutto il nostro corpo, per migliorare la circolazione energetica del sangue, quindi per eliminare le tossine, acquisire nuovo nutrimento, nuova forza, nuovo vigore. Progressivamente poi, e sarebbe anche importante per avere anche benefici di altra natura, come dicevo, benefici di natura spirituale, e quindi considerare l'esercizio anche come una vera e propria meditazione. Dovremmo arrivare a tendere a 30 minuti. E la pratica finisce qui. Grazie per essere stati con Tao Power Life. Alla prossima pratica. Ciao, grazie.